aver ascoltato la voce degli agricoltori, dei rappresentanti dell'agricoltura e del vino. Ora abbiamo con noi un assicuratore, Daniele Caceffo, responsabile di tutta la Business Lines Agricoltura di Cattolica Assicurazioni. Daniele, benvenuto, è la seconda volta che ti coinvolgiamo a portare il tuo contributo su assicurazioni e agricoltura. Tu sei una persona molto esperta e rappresenti comunque una compagnia che ha una lunghissima storia e un grandissimo expertise in questo settore. Ecco, ci puoi raccontare, noi ci abbiamo intervistato proprio in questo periodo l'anno scorso, ma com'è andato il 2022 dal punto di vista degli assicuratori? Noi come ascoltatori del settore sappiamo che il combined ratio sta aumentando e anche le tariffe da voi proposte, da voi come assicuratori in generale ovviamente. Ci puoi dare il tuo commento? Sì, buongiorno, grazie Marcella. Diciamo che il comparto assicurativo nel mondo dei rischi atmosferici è un comparto in forte difficoltà. La combined ratio delle principali compagnie supera di gran lunga il 100%, raggiungendo una media del 110% di core e quindi una perdita netta costante da parte del mercato assicurativo e riassicurativo. Basti pensare che sono spariti dal mercato riassicurativo nel bacino di Mediterraneo tutti i riassicuratori internazionali, d'accordo? Quindi un anno molto difficile, nonostante il 2022 sia stato certamente un anno in cui il core, quindi la combined ratio, che per noi significa i premi incassati e sinistri pagati, diciamo, sia stata leggermente positiva. Quindi un anno, diciamo, uno spiraglio di luce nel 2022, ma all'interno di un comparto che purtroppo ci fa consuntivare costantemente dei dati negativi, e questo ha comportato inevitabilmente un peggioramento lato, diciamo, azienda agricola, dei presidi normativi e tariffari, quindi un incremento costante del pricing e delle tariffe. Bene, ma è importante sapere questo, perché comunque è un mercato, diciamo, molto, diciamo, difficile, sfidante dal punto di vista assicurativo, però c'è un grandissimo bisogno di assicurazione da parte delle aziende agricole italiane. Ecco, e dal vostro punto di vista, Cattolica come si è mossa? Cattolica, all'interno, visto che siamo a Vinitaly, all'interno del mercato vitivinicolo, pensate, noi assicuriamo 78.000 aziende come numero complessivo, di cui 12.000 specificatamente sono produttori di uva e quindi che operano, diciamo, all'interno del comparto. E teniamo presente che Cattolica ha un'offerta assicurativa molto evoluta, un'offerta assicurativa che garantisce veramente a tutte le aziende la copertura, perché è un'offerta che spazia su tutti i pricing, quindi sia low cost per le aziende che hanno necessità di assicurarsi solamente per i danni catastrofali, ma anche un'offerta che è via via incrementale in termini di qualità sul prodotto, sulla qualità dell'uva da vino, con un'offerta incrementale che garantisce un'offerta di danni qualitativi via via maggiore, no? Quindi anche le aziende che producono un'uva, una bacca di qualità, riescono ad assicurarsi con dei prodotti customizzati proprio e fatti su misura per le loro necessità. Ecco, Daniele, grazie per queste specifiche, per questo interessante approfondimento. Ecco, però Cattolica non assicura soltanto le aziende vinicole. E sul resto delle imprese agricole, come mi state muovendo? Allora, intanto rispondo parlando della zootecnia. Dovete pensare che Cattolica ha un market share nel mondo zootecnico sempre agevolato dallo Stato con un sussidio pubblico del 90%, di quasi 90%, e quindi è un settore assolutamente distintivo all'interno, diciamo, del carattere distintivo di Cattolica dell'agricoltura, no? Quindi un piccolo settore, ma in cui noi siamo assolutamente leader. Nel mondo del property agricolo, quindi sulla parte incendio, anche lì Cattolica ha una posizione assolutamente di dominanza, perché abbiamo un prodotto che è assolutamente molto molto competitivo, modulare per l'impresa agricola, tra l'altro un prodotto nuovo che ci vedrà poi uscire sul mercato a breve, no, con anche un restyling. Grazie Daniele per la tua partecipazione a Italy Protection Forum 2023. Grazie a te Marcella, grazie a voi.